di allarme. Quindi ciascun dispositivo che può generare un segnale di allarme deve essere quindi attivato per poter verificare sia l'accensione del LED a bordo dispositivo e l'eventuale ripetizione su altri dispositivi. Ad esempio, se ho degli indicatori remoti, anche questi devono accendersi. La segnalazione congruente dello stato di allarme sulla centrale, l'attivazione dei dispositivi ottico-acustici presenti in aree protette, l'attivazione di tutti i comandi previsti nelle tabelle causa-effetto, l'attivazione delle uscite di trasmissione remota dell'allarme verso o il pannello remoto o una centrale di sorveglianza. Quindi dopo ogni sequenza di allarme è necessario andare sulla centrale e accettare l'evento e tacitare la relativa segnalazione acustica. Tutte queste segnalazioni devono essere congruenti, ovvero si deve verificare che il dispositivo mandato in allarme corrisponde in termini di nome, indirizzo, zona, posizione a quanto previsto dal progetto. Qua si parla ovviamente di centrali indirizzate, ovviamente il tipo di dispositivo e la zona di riferimento. Poi, in relazione a verifiche dei dispositivi di segnalazione allarme, quindi la parte delle danno tipo acustiche, bisogna fare attenzione ai seguenti punti. Quindi, i dispositivi acustici devono essere uditi distintamente in qualsiasi punto dell'ambiente protetto, anche nelle condizioni di massima. Ottici devono essere visibili da qualsiasi punto dell'ambiente protetto, quindi verificare che davanti a esso non sia stato posto magari uno scaffale che vada a coprirmelo. Gli avvisatori della stessa zona devono essere sincronizzati tra di loro. Questo cosa significa? Che devono lavorare sempre tutti insieme e che il colore del flash ottico deve essere omogeneo per tutto l'impianto, quindi ogni fase di allarme deve avere lo stesso colore e il tono del suono acustico anch'esso deve essere omogeneo per tutto l'impianto come indicato nella UNI 11744. Questo mi indica per ogni fase di allarme il tipo di tono che deve avere. Poi la segnalazione degli avvisatori attivati agli impianti di rivelazione di incendio deve essere impossibile da confondere con qualsiasi altra segnalazione di diversa natura, quindi suoni di dispositivi acustici e riflessi di dispositivi ottici devono essere inequivocabilmente interpretati come situazioni di emergenza derivante dall'allarme incendio. Ostacoli successivamente frapposti tra il dispositivo di segnalazione e gli occupanti dell'edificio e verificare che l'ottica dei dispositivi ottici di allarme non abbia subito depositi di sporcizia. Passiamo poi alla verifica delle condizioni della segnalazione di guasto. Quindi in funzione delle varie tipologie si identificano 7 casi differenti. Andiamo a vedere uno per uno. Quindi abbiamo il primo caso che sono le linee di rivelazione con rivelatore indirizzato. Sufficiente rimuovere il rivelatore a campione su ciascuna linea di rivelazione o loop e verificare che la segnalazione sia congruente dallo stato di anomalia sulla centrale, l'attuazione dei comandi previsti dalla logica e l'attivazione della segnalazione di trasmissione remota dal guasto. Per quanto riguarda le linee di rivelazione con rivelatori convenzionali, le prove da fare sono la rimozione a campione di alcuni rivelatori su tutte le linee, tra i quali l'ultimo di ogni linea, la creazione di un cortocircuito di linea e l'interruzione della linea, e in questo caso occorre sempre verificare anche qua l'efficacia delle eventuali segnalazioni associate e l'attivazione della segnalazione di trasmissione remota del guasto. Dopo il terzo caso, che sono le linee di segnalazione monitorata, che sono quelle che mi gestiscono poi le targhe ottico-acustiche quando non direttamente collegate alla centrale, che quelle periferiche collegate ai loop. La circuitazione della linea. E qua bisogna verificare anche qua la segnalazione congruente dello stato di anomalia sulla zona della centrale e la non soppressione delle segnalazioni associate di guasto durante la quarto caso, che sono linee di comando di sistemi di protezione antincendio, questo controllo, che è quella di collegamento di dispositivi per la trasmissione remota. In
questo caso la prova da effettuare è anche qua l'interruzione e la cortocircuitazione della linea e verificare le stesse cose precedenti, quindi segnalazioni e eventuale soppressione delle segnalazioni associate di guasto durante le condizioni di allarme. Poi l'altro caso da verificare sono gli stati delle fonti di alimentazione. Qua bisogna prima provocare la perdita dei soggetti di alimentazione primaria, quindi togliere l'alimentazione primaria, e verificare che la centrale computi in automatico sulle linee di sorgente di alimentazione secondaria, che ci sia continuità di regolare funzionamento dalla centrale dell'impianto e che sulla centrale o sull'alimentatore, per gli alimentatori che sono in campo, compaia la relativa segnalazione di guasto entro 30 minuti all'evento. Successivamente si ripristina l'alimentazione primaria verificando la ricommutazione automatica al funzionamento normale e la cancellazione di tutti i guasti, e poi si può provocare la perdita della soggetta alimentazione secondaria, quindi scollegare le batterie. Quindi questa azione deve attivare la segnalazione di guasto, in questo caso entro 15 minuti dall'evento, sia sulla centrale che l'apparecchiatura di alimentazione stessa. Infine, le apparecchiature del sistema che utilizzano collegamenti via radio. In questo caso si deve effettuare sia il controllo funzionale di tutti i traslatori e delle eventuali apparecchiature di espansione della ruota, la rimozione a campione dei rivelatori e di tutte le altre apparecchiature presenti, pulsanti, sirene, moduli, eccetera, e poi, a seconda dello stato del dispositivo installato, si devono effettuare le prove sulle batterie. Quindi rimozione a campione delle batterie, sia nel caso di apparecchiature con segnalazione di bassa batteria, per verificare l'intervento di quale backup. Mentre per i dispositivi che non hanno la batteria di backup, la prova è la rimozione a campione della batteria e verificare la segnalazione di guasto alla centrale o la sostituzione della stessa con una di potenza ridotta per verificare la segnalazione di guasto per basso livello batterie. Anche qua bisogna sempre verificare la concorrente segnalazione sullo stato di anomalia della centrale e l'efficacia delle eventuali segnalazioni associate. E è presente il sistema di mappe grafiche o dei pannelli ripetitori o le stampanti, bisogna verificare la segnalazione concorrente sul sistema grafico, la segnalazione sugli eventuali ripetitori e tutte le stampe degli eventi. Per quanto riguarda i sistemi di aspirazione, visto che questa è stata una parte che è aggiunta dalla norma, prima di procedere con il suo controllo iniziale bisogna assicurarsi che le verifiche non comportino le proprie segnalazioni di allarme o guasto sulla centrale e in generale sul sistema di rivelazione incendio, quindi attivazione di allarme elettroacustici, funzioni di blocco, eccetera. Sui rivelatori di fumo d'aspirazione devono essere controllati seguenti parametri, quindi sia le soglie di intervento e o allarme e la sensibilità del sensore, in modo da verificare la classe di sensibilità del filtro progettuale e i valori di portata del flusso della rete di aspirazione. Questi rivelatori di fumo d'aspirazione devono comunicare con la centrale incendi attraverso varie tipologie, quindi o tramite linea convenzionale controllata e supervisionata, o tramite linea indirizzata o tramite modulo di interfaccia anch'esso con linea supervisionata, e questo modulo di interfaccia poi sarà su linea indirizzata sia come trasmissione di allarme che di guasto. Deve essere realizzata un'accurata ispezione visiva di tutta la rete di aspirazione verificando il posizionamento e il diametro dei fori che devono essere in accordo con quanto previsto nel progetto. Deve essere poi verificata l'assenza di guasti di flusso, quindi ostruendo almeno il 20% dei fori per verificare il guasto per basso flusso e aprendo un punto di ispezione a valle della centrale per verificare il guasto per extra flusso. Si deve controllare che ciascuna soglia di intervento, quindi preallarme, allarme, guasto o anche le più soglie di allarme se sono previste, per verificare la congruità tra la segnalazione sul sistema di aspirazione e la segnalazione riportata sulla centrale. Poi, con il sistema di aspirazione alimentato, in assenza di guasti, connesso alla rete di aspirazione già verificata,
si può avviare la verifica dei tempi di risposta. In questo caso come si fa? Generando il fumo nell'ultimo foro di aspirazione o nel foro terminale di ogni diramazione, annotando quindi i tempi di risposta necessari a attivare la segnalazione di allarme. Questi tempi poi devono essere sempre confrontati con i valori indicati sui calcoli del progetto. Inoltre sulla centrale di aspirazione, batterie, i fusibili e i dispositivi di protezione, l'efficienza delle lampade, LED e dei display di segnalazione, lo storico evento provvisto, i filtri di aspirazione sia interni che esterni, questi devono essere puliti o sostituiti. Una cosa importante comunque anche qua, annotare i valori di flusso prima e dopo la pulizia o sostituzione, perché questi devono comunque essere compatibili con quanto previsto nel calcolo del progetto. Infine bisogna verificare le soglie programmate sul rivelatore che devono corrispondere ai dati definiti in progetto. Quindi tutto quello che riguarda il controllo iniziale e tutto quello che riguarda tutto il collaudo dell'impianto anche. Passiamo poi alla seconda fase, qua parliamo della sorveglianza. Questa deve essere effettuata da personale incaricato e il controllo deve essere eseguito seguendo tutte le istruzioni presenti nel manuale di uso e manutenzione dell'impianto e anche in quelle indicate nelle procedure di sicurezza aziendali. Quindi deve essere previsto almeno un controllo visivo dell'impianto per verificare che le apparecchiature siano in condizioni operative ordinarie, non presentino danni visibili e non siano state nascoste o ostruite da materiali di qualsivoglia natura. Questo controllo deve prevedere un esame delle segnalazioni di stato presenti sulla centrale e su tutti gli apparati di segnalazione e o ripetizione per i filtri. I comandi e che i LED, quindi fare un test lampade, accensione e spegnimento dei LED, attivazione della rete. Che le parti di ricambio siano presenti nelle quantità previste, questa è una cosa che va fatta almeno mensilmente. E questa periodicità della sorveglianza poi deve essere opportunamente intensificata se ci sono condizioni ambientali particolari, quindi si parla di ambienti molto polverosi o con frequenti cambi di temperatura o con alto tasso di umidità o presenza di vapori. Sui sistemi di aspirazione, poi per la sua particolare complessità, questa sorveglianza deve includere anche la verifica e notazione del valore corrente del flusso o della presenza di guasto flusso, la verifica di ogni altra segnalazione o di allarme o di anomalia rilevabile sulla centralina, l'ispezione visiva dei sifoni per lo scarico della condensa attraverso tubi di aspirazione, se questi sono presenti, il controllo visivo dello stato dei tubi di aspirazione e dei relativi supporti. Successivamente andiamo a vedere la terza fase, quindi che qua il controllo periodico come quello iniziale è costituito da due fasi conseguenziali. Abbiamo un controllo preliminare. Quanto riguarda il controllo preliminare, anche qua nel controllo periodico compare la figura del tecnico manutentore che sostituisce il tecnico qualificato. Quindi qua, prima di passare alla fase esecutiva delle prove, bisogna verificare che ci siano i documenti riguardanti il controllo iniziale, perché se mancanti o non disponibili bisogna rieffettuare il controllo iniziale e l'avvenuta conferma da parte del cliente che non sono intervenuti cambiamenti strutturali nell'ambiente protetto né modifiche al sistema. Passiamo poi alla procedura di controllo funzionale. Questa procedura comporta meno male le stesse azioni previste nel controllo iniziale. L'unica cosa che cambia rispetto alle delle percentuali dei punti da analizzare. Quindi, mentre nella versione 2011 si parlava solamente del 100% dei punti nell'arco di un anno per almeno due visite, ora sicura la suddivisione è diversa. Quindi in caso di sistemi convenzionali i dispositivi e gli azionamenti devono essere provati al 100%,
Per quanto riguarda invece il sistema indirizzato, il controllo periodico deve essere effettuato con una frequenza variabile in funzione dell'anzianità dell'impianto, quindi calcolata dalla data di consegna formale dell'impianto. Quindi possiamo dire che suddivide dalla consegna formale dell'impianto fino al sesto anno, dove nell'arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale di almeno il 50% dei dispositivi azionamenti presenti, con un minimo di 2 interventi da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi. Mentre l'anno successivo si fa il controllo sul 50% del restante. Dal settimo al dodicesimo anno, invece, nell'arco di 12 mesi. Funziona? Tutti i dispositivi. Il azionamento presente con un minimo anche qua di interventi a distanza non inferiore di 5 mesi. Scusa. Il sistema, che sia di tipo indirizzato che sia di tipo convenzionale, deve essere sottoposto alla verifica generale, come presentato poi nelle slide successive. Quindi, per quanto riguarda il controllo periodico, ho creato una piccola timeline riassuntiva. Quindi vediamo che per quanto riguarda il sistema convenzionale non cambia nulla nei primi 12 anni, quindi ogni 6 mesi, quindi almeno 2 volte l'anno, va fatto il controllo del 100% di tutti i dispositivi, quindi ogni 6 mesi. Per quanto riguarda invece il sistema indirizzato, vediamo che la differenza è nei primi 6 anni devo fare in modo che nell'arco diciamo, di 2 anni controllo il 100%, mentre dal settimo al dodicesimo anno questo controllo non sarà più del 25 ma è del 50% di 6 mesi, quindi una volta l'anno dovrò aver controllato il 100%. Vediamo l'ultima fase di questa manutenzione, che è la verifica generale del sistema. Quindi questa verifica generale del sistema è costituita da un insieme di attività che devono essere effettuate almeno ogni 12 anni e comprendono anche, quindi come vi ho detto prima, il controllo preliminare relativo alla metodologia di controllo iniziale. La verifica generale del sistema deve iniziare i seguenti, quindi l'accertamento della disponibilità delle parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate. Nel caso se queste siano non può più essere assoggettate alla manutenzione in caso di un passo successivo. Questo fatto deve comunque essere immediatamente segnalato al responsabile del sistema. E l'altro controllo che va fatto è l'accertamento dell'invariabilità dell'impianto, quindi cioè l'assenza di cambiamento o modifiche sostanziali che comportano la in caso però quindi di intervenute modifiche sostanziali è necessario prima di fare qualsiasi cosa è acquisire la documentazione tecnica di progetto della nuova configurazione del sistema in as-built. Quindi al completamento quindi di ogni ciclo di 12 anni di manutenzione, quindi calcolati la consegna formale del sistema, si è rivelato i sistemi di aspirazione, che anche i rivelatori di fiamma e di tutti questi, sia che siano indirizzati sia che siano convenzionali, vanno sottoposti a una delle seguenti opzioni. O la revisione in fabbrica, che questa riporta i rivelatori a un corretto stato di efficienza e a un eventuale danneggiate, oppure la seconda azione e opzione è la sostituzione con nuovi rivelatori con una compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti, oppure la terza opzione è un'esecuzione della prova reale fatta come indicata nella 19795 per quanto riguarda la rivelazione incendi o nella UNITR 11694 per quanto riguarda i sistemi di aspirazione. Quindi l'esecuzione di prova reale proprio col fuoco campione. Quindi sta entro 6 anni, quindi andando a verificare per ogni anno un sesto del totale dei punti di rivelazione. Nello stesso anno va effettuato anche il controllo periodico semestrale dei restanti rivelatori, 50% di semestre.
Questo per quanto riguarda i sistemi indirizzati. Per quanto riguarda il sistema convenzionale, invece, il controllo periodico semestrale è 100% ogni semestre. Quindi questa logica che stavo dicendo del sesto, che è stata aggiunta rispetto al controllo periodico, è per avere in un ciclo di 6 anni una verifica del 100% dei rivelatori. Quindi nel caso poi di prova reale, quando si verifica che oltre il 20% dei punti non risulta essere entro il tempo di ritardo ammesso, questa prova non può più essere utilizzata, ma si deve proseguire obbligatoriamente con la revisione o la sostituzione dei sensori. Quindi dall'entrata in vigore di questa norma, quindi dal settembre 2019, tutti gli impianti esistenti che hanno un'anzianità maggiore di 12 anni devono essere considerati con un'anzianità pari a 12 anni. Quindi devono essere per forza sottoposti alla verifica generale del sistema. Quindi anche qua l'altro pezzo di timeline riassuntiva della verifica generale del sistema. Vediamo che allo scadere del 12° anno un sesto del totale dei rivelatori ogni anno va fatta o la revisione in fabbrica o la sostituzione o l'esecuzione di prova reale, mentre per quanto riguarda il restante, per quanto riguarda il sistema convenzionale, c'è sempre il controllo del 100% ogni 6 mesi. Per quanto riguarda il sistema indirizzato, c'è il controllo del 50% del totale dispositivo ogni 6 mesi, e nei 6 mesi successivi si controlla l'altro sul campione per arrivare al 100%, escluso il sesto già revisionato o sostituito, testato con prova reale. Quindi questo non è altro che, lo vedete forse un po' in piccolo, però è lo schema riassuntivo del ciclo di manutenzione, che è quello che è incluso, proprio riportato pari pari nella norma, da cui si rivedono tutte le fasi che vi ho già spiegato. Adesso non sto qua a farvelo a rivedere uno per uno. Ecco, questi sono, anche questi sono estrapolati dalla norma e non sono altro che gli appendici A e B, che riguardano quella famosa liste per fare il controllo iniziale delle verifiche generali, quindi l'appendice A, e poi l'appendice B per quanto riguarda invece l'altra fase. Quindi qua ci sono tutte le liste di riscontro. C'è una prima fase che è di conoscitiva dell'impianto, diciamo, e poi c'è una fase vera e propria di prove, dove nella norma sono indicate quali sono le fasi che sono obbligatorie e quali sono facoltative. Quindi quando si fa il manuale di manutenzione dell'impianto si deve prendere spunto da questo per creare poi una lista di controllo ad hoc in funzione dell'impianto. Questo ancora proseguo. C'è una piccola parte dedicata ai sistemi di aspirazione, essendo un po' più particolari, con anche qua le sue prove da fare. E periodico, quindi l'altra fase, che è fatto solo una falsa riga dell'appendice A, ma con altri punti da controllare. E anche qua ci sono cose obbligatorie e cose facoltative, se esistenti o meno. E con il che io ho finito questa presentazione. Se avete domande. Ok, vedo che ci sono due domande, non so se hai avuto modo già di riscontrarle. L'albergo di cui parlavo è in esercizio anche una piscina, si trova ad Alberobello, questa è l'indicazione, poi ne ha un'altra precedente. Sì, erano più che domande, erano forse note. Ok. Allora io direi che possiamo tranquillamente vedere se ci sono approfondimenti vediamo se ci sono domande. Vediamo un po'. Non ci sono domande. Però abbiamo terminato da questo punto di vista, giusto? Vediamo se c'è forse una domanda. Ipotesi, abbiamo a disposizione il relatore. Ok, leggi pure tu, Alessandro.
Allora, ipotesi, abbiamo a disposizione rivelatori compatibili per la sostituzione, ma non per il cambio della centrale. Cosa si fa oltre che a segnalarlo? Allora, in questo caso bisogna segnalarlo comunque al proprietario, bisogna segnalarlo per iscritto in modo che la responsabilità passi da il manutentore a proprietario, e questo deve innanzitutto cominciare a pensare di rifare l'impianto, perché cambiare la centrale non si può considerare una manutenzione, bisogna fare un progetto di nuovo. L'impianto può essere supporto a contenzione finché non si guarda qualcosa della centrale. Nel frattempo che l'impianto va avanti, il relatore si può sostituire, però nel caso del campo una nuova presentazione dell'impianto completo. Ok, vediamo se un'altra domanda, eccola qua. Grazie. Ci aspettavamo una domanda, vediamo se siamo più bravi a dare le risposte, insomma, ecco, quindi vai, grazie, fa sempre un piacere, l'impegno assolutamente ce lo dobbiamo mettere, quindi le norme di implantazioni servono a far fallire le aziende. Per qualcuno fa fallire una ditta e per qualcuno invece soprattutto adesso con l'uscita questa nuova che tiene l'impianto fino ai 12 anni, gran parte. Allora, vediamo se ci sono altre domande.